Bella Vapers, un saluto da Fabric Cloud, un abbraccio grande e benvenuti in questo nuovo video. Oggi presentiamo il nuovo gioiello di casa Mark Bugs, il suo nuovo charm. Bella ragazzi. Siamo ritornati, ecco a voi il Mark Bugs Charm. Andiamo a vederlo insieme. Confezione in alluminio con nessunissima scritta, solo il nome del produttore. E vediamo il suo interno. All'interno troviamo un secondo drip tip con foro largo. Lo vediamo insieme. Qui. Naturalmente questo è più per gli amanti del tiro molto aperto, perché comunque non ha nessunissima ostruzione, è completamente liscio. Lo mettiamo da parte, vediamo che altro c'è all'interno. Troviamo un pin che in questo caso io ho già montato il BF, questo è un pin non forato. Naturalmente per chi lo vuole usare come dripping, perché comunque è un sistema che si può usare tranquillamente in dripping. Abbiamo gli O-ring e delle viti di ricambio per le torrette. Allora, mettiamo un attimo da parte e vediamo più nel dettaglio l'atomizzatore. Eccolo qui. È un 22 mm di diametro. Abbiamo il 22 mm con la scritta Made in Romania e questo è il pin BF che ho montato prima, anche perché l'ho già provato, quindi l'ho provato col BF. La sua particolarità, diciamo, è che prende aria sia nella parte superiore che nella parte inferiore. Prende aria da sotto come se fosse un Kennedy, uno tsunami, quindi come gli ultimi sistemi in commercio. Però c'ha anche un ottimo top air flow con tre tipi di fori, sia per il single che per il dual. Idem per la parte di sotto, abbiamo due fori aperti per il dual oppure per chi vuole svapare in single coil. Vediamo la parte del drip tip. Questo è il drip tip standard con foro leggermente più piccolo e in più abbiamo anche la possibilità di montare, abbiamo la possibilità di montare anche dei drip tip 510, smontando naturalmente questa parte di sopra e montando dei drip tip 510. Volendo possiamo anche usare solamente questo qui per avere un sistema più, diciamo, compatto. Rimettiamo insieme il tutto. Scusate. Vediamo anche la parte interna. Non è completamente aperto il foro, ma abbiamo questo, diciamo, lieve muro che fa in modo che il drip tip si appoggi sopra. Adesso vediamo la parte interna. Allora, cosa molto bella di questo Atom sono le torrette perché sono molto solide, con questa, diciamo, disposizione particolare con la torretta del positivo grande. Molto più grande del negativo, ha praticamente questa zona fissa con il positivo e il negativo standard con questa lieve forma a punta,
aumentare di più, diciamo, la zona dell'aria, per fare in modo che si convoglia meglio. Abbiamo invece delle classiche brugole, abbiamo praticamente delle viti piatte, che secondo il mio parere sono molto meglio diciamo, delle brugoline, perché comunque non rischiamo di sbanare le viti. Queste qui sono le due prese d'aria da dove prenderà aria la nostra coil. Sono di diametro molto più piccole, naturalmente, di un Kennedy, perché comunque ha anche aria da sopra, quindi sono di un diametro nella media. Molto capiente la parte del deck, ha un'ottima capienza. Ha davvero un'ottima capienza, e poi naturalmente quando noi andremo a sconcare con la nostra BF il liquido passerà da sotto qui. Adesso andiamo a rigenerare, però prima di rigenerare vi faccio vedere anche la campana, cioè la parte superiore, che è costruita in modo molto particolare. Ha questa zona qui da dove l'aria verrà convogliata all'esterno, sia da qui che da qui. Queste sono le asole per bloccare il cap, e poi abbiamo questa lieve, diciamo, smussatura per quanto riguarda la chiusura perfetta del cap, cioè non possiamo sbagliare. Infatti noterete questo gradino qui, dove noi, una volta chiuso, non possiamo sbagliare e non c'è modo di girare anche la parte della campana, quindi rimane molto solido. Allora, per questa rigenerazione userò un 050 V4A 316L 24 gauge. Assicuratevi sempre di tenere le viti abbastanza fuori dalle torrette, anche per agevolare meglio il filo. Come punta useremo una punta da 3 mm, e faremo 7 spire per parte. Quindi punta da 3, 7 spire per parte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok? Lo stesso facciamo con la seconda coil. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Assicuratevi che le coil siano ben unite, in questo caso così. Le sistemiamo per bene. Ok, molto semplicemente queste sono le coil che ho
Preparato, molto semplici perché comunque poi possiamo montare qualsiasi tipo di coil, Clapton, Aliens, quello che vogliamo. Le inseriamo in questo modo qui e possiamo iniziare a serrare. Tenete sempre presente che la coil deve stare in direzione del flusso del foro aria, quindi manteniamo col dito la coil in questo modo qui e andiamo a stringere i viti. Da qui e da qui. Ok, tagliamo il filo in eccesso. Facciamo lo stesso dall'altra parte, negativo e positivo, sempre in direzione del foro aria e serriamo. Ok, tagliamo sempre il filo che ci esce fuori. Perfetto. E sistemiamo poi le nostre coil. Ok, ragazzi, ci siamo. Perfetto. Allora io uso sempre, naturalmente ora sto facendo un video per farvi vedere giusto la dimostrazione di rigenerazione, ma potete usare naturalmente qualsiasi tipo di filo. Io quando posiziono la coil in questo lato me la tengo sempre sui primi fori, cioè sulla parte bassa, quindi cerco di tenerla in questa direzione. Idem dall'altra parte. Ok, ora possiamo andare a vedere da quanto è uscita la nostra resistenza. Io in questo caso 0,15, ma bisogna ancora rodarla. Quindi prendiamo le nostre pinzette e andiamo a fare il rodaggio. Ok ragazzi, ci siamo. Le coil si accendono in modo perfetto. Stendiamo un altro po' la coil. Allora, quando le spire non si accendono tutte contemporaneamente, vuol dire che sicuramente le viti non sono state serrate a dovere. In questo caso abbiamo una coil che si accende leggermente in ritardo, quindi bisogna leggermente serrare per fare in modo che le coil prendano calore nello stesso modo. Ci siamo. Adesso andiamo a mettere l'ovatta. La resistenza è uscita 0,24. Andiamo a posizionare l'ovatta. Io uso un classico pad Muji. Prendiamo una parte così. L'allarghiamo bene in mezzo alle mani, in questo modo. E la rulliamo. Ok. Facendo questo movimento qui. Scusate. Inseriamo da una parte, facciamo scorrere.
Questo movimento qui ci servirà per tenerla più vaporosa possibile. E andiamo dall'altra parte. L'ovatta negli atomi è una cosa molto importante, quindi come la posizionate così avrete risultato, perché purtroppo a volte può capitare che stecca, quindi tagliamo l'ovatta in questa direzione qui. Entrambe le parti uguali, togliamo spigoli. Ok, dopodiché andiamo a inserire l'ovatta nella sede del deck. Stando attenti naturalmente a non ostruire il foro dell'aria inferiore, avendo questo risultato qui. È molto semplice, ragazzi, è un atom che si presta veramente a tutti, cioè non c'è bisogno di una grandissima esperienza nel rigenerare un atom del genere. Però poi il risultato sarà veramente eccellente. Perfetto, ragazzi. Andiamo a bagnare la nostra coil. Liquido fatto in casa. Molto semplice, vanilla custard. Ok. Facciamo il test. Perfetto, ragazzi. Montiamo sulla Lost Vape DNA 200 Squonk Mod BF. Ok. 0,18 ohm, resistenza 58 watt. Filo molto reattivo, davvero ottimo. Vi faccio vedere lo squonk. Vabbè, non si vede benissimo, però vi garantisco che il liquido sale perfettamente, ha anche un ottimo risucchio. Allora, ora lo andremo a provare. Come ho fatto vedere prima, il cap viene messo in questa posizione qui. Così. E la posizione adesso è completamente aperta, sia con la parte superiore che con la parte inferiore. Volendo possiamo girare la ghiera posta in alto per poter regolare il tiro e renderlo leggermente più chiuso, ma vi garantisco che tenendo aperto sia uno che l'altro abbiamo una resa aromatica superiore. Poi dipenderà tutto dai vostri gusti. Adesso facciamo una prova di svapo e vediamo come va. Bentornati, abbiamo finalmente rigenerato questo gioiello qui di Mark Bugs e lo proviamo prima col suo drip tip in modalità standard, poi lo proveremo con la modalità un po' più extreme. Prova. Davvero eccellente, ragazzi. Resa aromatica superba, davvero superba. Proviamo a chiudere l'aria di sopra. Naturalmente in questo modo avremo una densità molto più elevata del vapore, ma con una lieve, diciamo, perdita della resa aromatica.
Adesso proviamo a riaprire i fori posti in alto, in questo modo qui, e andiamo a cambiare il drip tip mettendo quello in modalità choke up. L'estetica naturalmente cambia un po', è un po' più, diciamo, non elegante come con questo drip tip, ma sicuramente abbiamo una, diciamo, densità di vapore più elevata. Scuotiamo un po'. Incredibile. Un Atom davvero costruito bene. Ne ho provati tanti, davvero tanti DBF, ma questo qui vale la pena. Tutto qui va perso, non mi dilungo più di tanto perché comunque è un Atom riuscito. Mark Bucks è tornato davvero alla grande con questo prodotto. Questo gioiellino qui si può trovare online sui 130-140, ma vi garantisco che li vale tutti. Alla prossima, Vapers, ci salutiamo. Tutto qui, al prossimo video. Bella.